Questo programma è offerto da Il giorno di tutti i santi, noto anche come ogni santi, è una festa cristiana che celebra insieme la gloria e l'onore di tutti i santi, siano o non siano stati canonizzati. La solennità del calendario liturgico romano cade il 1 novembre ed è una festa di precetto, che prevedeva anche una vigilia e un'ottava nel calendario anteriore alla riforma liturgica voluta dal Concilio Ecumenico Vaticano II. La commemorazione dei martiri, comuni a diverse chiese, cominciarono ad essere celebrate nel IV secolo. Le prime tracce di una celebrazione generale sono attestate ad Antiochia e fanno riferimento alla domenica successiva alla Pentecoste. Questa usanza viene citata anche nella 74esima omelia di Giovanni Crisostomo ed è preservata fino ad oggi nelle chiese orientali. In seguito, Papa Gregorio III scelse il 1 novembre come data dell'anniversario della consacrazione di una cappella a San Pietro alle reliquie dei Santi Apostoli e di tutti i Santi, martiri e confessori e di tutti i giusti, resi perfetti che riposano in pace in tutto il mondo. Arrivati ai tempi di Carlo Magno, la festività di ogni santi era diffusamente celebrata a novembre. Il 1 novembre venne decretato festa di precetto da parte del re Franco Luigi il Pio nell'835. Quella che avete appena vissuto ieri era la notte di Halloween. Tale ricorrenza è radicata all'interno delle tradizioni anglosassoni e sta via via prendendo piede in Italia. Ma Halloween di preciso cos'è? Chi o cosa si festeggia? Bene, proveremo a raccontarvelo. Halloween è una festività anglosassone che trae le sue origini da ricorrenze celtiche, All Hallows Eve, che si celebra di norma la notte del 31 ottobre. Tipica della festa è la simbologia legata al mondo della morte e dell'occulto, così come l'emblema della zucca intagliata, derivata dal personaggio di Jack O'Lantern. Halloween viene epitemicamente collegata alla festa celtica di Samhain, derivata dall'antico irlandese, e significa approssimativamente fine dell'estate. Il simbolo di Halloween è la zucca, in realtà storicamente il suo simbolo era la rapa. Furono gli immigrati in Nord America ad usare la zucca originaria del posto, che era disponibile in quantità molto elevata ed era molto più grande, facilitandone il lavoro di intaglio. Ma Halloween è tradizionalmente legato ad una leggenda, quella di Jack O'Lantern. Tale leggenda narra che la sera di Halloween, dopo l'ennesima sbronza, Jack gli apparve il diavolo, intenzionato ad impossessarsi della sua anima da peccatore. Jack chiese al diavolo che gli venisse concesso di bere un ultimo bicchierino. Ottenuto il permesso, si lamentò del fatto che non aveva nemmeno un soldo per pagare la consumazione. Così pregò il demonio di trasformarsi in una moneta da 6 cents. Avvenuta la mutazione, Jack afferrò la moneta e la mise nel suo portafoglio, avente la caratteristica di una croce ricamata sopra. Imprigionato irrimediabilmente per riottenere la libertà, il diavolo accettò il patto proposto da Jack, che consisteva nel posticipare di 10 anni la sua morte. Passati 10 anni, alla vigilia di ogni santo, il diavolo si ripresentò per ottenere l'anima di quell'uomo. Questa volta Jack gli propose una scommessa. Non sarebbe più riuscito a scendere da un albero. Il diavolo sorrise ed accettò, salendo su un albero lì vicino. Fu allora che Jack incise sulla corteccia una croce che impediva al diavolo di saltare giù. Con la vittoria in pugno, Jack propose al diavolo un patto. Egli avrebbe cancellato la croce se lui si fosse impegnato a non tentarlo più. Dopo circa un anno Jack morì, rifiutato dal paradiso, giunse all'inferno, ma il diavolo gli negò il permesso di entrare perché ancora offeso. Tuttavia donò a Jack un tizzone che gli illuminasse la strada del limbo oscuro. Jack si ingegnò per fare durare più a lungo quella luce e la ripose in una rapa svuotata, ricavandone così una lanterna. Da allora, nelle notti della vigilia di ogni santi, è possibile scorgere la fiammella di Jack e fare dolcetto scherzetto? Anche qui citiamo una leggenda. Si narra che nella notte di Halloween le fatine molto dispettose erano solite fare degli scherzetti e per evitare di caderne vittime i Celti offrivano loro del cibo. Ecco perché i bambini vanno travestiti di casa in casa chiedendo dolciumi e caramelle o qualche spicciolo con la domanda dolcetto o scherzetto.
La muffoletta, anche nota come vastiedda, può essere tonda, a volte schiacciata, con cimino o senza, e poca mollica. Un alimento semplice ma con tanta tradizione dentro. A Palermo, fin dai tempi antichi, rappresenta l'insolita prima colazione del 2 novembre. La commemorazione dei morti, che nella nostra città è ricorrenza molto sentita, tanto da essere chiamata la festa dei morti. Non c'è casa che si rispetti che non prepari questo tipico pane siculo. Questa pagnotta, molto amata dai palermitani in questo giorno, viene preparata con un diametro più grande della pagnotta utilizzata per tutti i giorni. Il condimento con cui si farciscono le muffolette cambia a seconda della zona di Palermo. Ogni luogo della Sicilia ha la sua farcitura. A Caltanissetta viene aromatizzata con anice ricoperta con semi di sesamo. A Lercara Friddi la muffoletta viene consumata imbottita con ricotta, caciocavallo e strutto sciolto nel tegame. A Bagheria invece la muffoletta è condita con semplice olio, olio rigorosamente di nuova produzione, meglio se appena uscito dal frantoio, rifinito con sale e semplice pepe. Mentre a Ficarazzi la preparazione è simile a quella di Bagheria, solo che in più c'è l'aggiunta dell'acciuga. A Villabate la muffoletta è condita con un preparato cucinato in un tegamino, dove si soffrigge dell'olio, la cipolla scalogna e man mano che appare la doratura si va aggiungendo pomodoro e acciuga. A Palermo le cose cambiano, solitamente si utilizzano i tipici condimenti come le panelle, le crocchè o la milza. Ad ogni modo, qualsiasi sia il condimento della muffoletta, questa rimarrà comunque una prelibatezza. Si sa, il giorno dei morti a Palermo spesso equivale ad una sola cosa, un cannistro, perché in questa ricorrenza ogni buon palermitano ama imbandire la propria tavola di dolci di ogni genere, primo fra tutti il canestro, il tradizionale cesto ricolmo di dolciumi, frutta secca e soprattutto lei, la regina di questa festività, la frutta martorana, la dolce bontà al gusto di mandorle che deve la sua antica e nobile origine alla nobildonna Eloisa Martorana, che fondò il convento di Santa Maria dell'Ammiraglio, dove le suore erano solite preparare questa prelibatezza per sostituire i frutti raccolti del loro giardino. La ricetta per la martorana è piuttosto semplice, le dosi per un chilo sono 1 chilo di farina di mandorle, 1 chilo di zucchero a velo, 100 g di glucosio, 110 di acqua, una fialetta di aroma di mandorla e una busta di vanillina. Tutti gli ingredienti devono essere mescolati bene insieme per ottenere poi un composto che dovrà essere inserito nei vari stampi di gesso scelti a vostro piacimento, dopodiché una volta asciutta si dipinge. Il canestro poi si abbellisce di dolciumi vari e dei biscotti tipici della festa come i corsi morto, le ossa del morto e i taralli. E in più, una tavola dedicata ai defunti non è tale se non si presenta anche la pupa di zucchero, la statuetta di zucchero dipinta ritraente figure tradizionali sicule. Un dolce modo dunque per ricordare i nostri cari defunti. Lego. 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 Dopo una bellissima estate all'insegna della buona musica, è arrivato il momento della grande finale, le voci del mare. Rigorosamente in diretta dagli studi di Canale 8, i 5 finalisti si esibiranno davanti ad una giuria specializzata per aggiudicarsi il primo premio. Una sfida a ritmo di musica, tanti ospiti studio, un ottimo mix per una serata indimenticabile. Vi aspettiamo prossimamente su Canale 8 per la finale Le Voci del Mare. Non mancate! You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour,
Rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. La commemorazione dei defunti è una ricorrenza della Chiesa Cattolica, anticamente preceduta da una novena e celebrata il 2 novembre di ogni anno. Nel calendario liturgico segue di un giorno la festività di ogni santi del 1 novembre. Il colore liturgico di questa commemorazione è il viola, il colore della penitenza, dell'attesa e del dolore, utilizzato anche nei funerali. Nella forma straordinaria del rito romano era previsto che nel caso in cui il 2 novembre cadesse di domenica, la ricorrenza sarebbe stata celebrata il giorno successivo, lunedì 3 novembre. In Italia, benché molti lo considerino come un giorno festivo, la ricorrenza non è mai stata ufficialmente istituita come festività civile. L'idea di commemorare i defunti in suffragio nasce su ispirazione di un rito bizantino che celebrava infatti tutti i morti il sabato prima della domenica di Sessagesima, così chiamata prima della riforma liturgica del Concilio Vaticano II, ossia la domenica che precede di 2 settimane l'inizio della Quaresima, all'incirca in un periodo compreso fra la fine di gennaio ed il mese di febbraio. Nella Chiesa Latina il rito viene fatto risalire all'abate benedettino Santo Dione di Cluny nel 998. Con la riforma cluniacense stabilì infatti che le campane dell'abbazia fossero fatte suonare con rintocchi funebri dopo i vespri del 1 novembre per celebrare i defunti, ed il giorno dopo l'Eucaristia sarebbe stata offerta pro requie omnium defunctorum. Successivamente il rito venne esteso a tutta la Chiesa Cattolica. Ufficialmente la festività, chiamata originariamente Anniversarium Omnium Animarum, appare per la prima volta nell'Ordo Romanus dal XIV secolo. Palermo è unica nel suo genere in Italia per i festeggiamenti ai defunti. Dunque, secondo la tradizione tutta palermitana, in occasione di questa festività, i genitori sono soliti regalare ai loro bambini dolci e giocattoli, raccontando loro che si tratta di doni portati dalle anime dei parenti defunti. E così la sera del 1 novembre tutti i bimbi palermitani sono soliti nascondere la famigerata grattugia, perché, come vuole la credenza popolare, i defunti sono soliti punire i bimbi monelli grattando i loro piedini. La festa a Palermo ha origini antichissime. Il tutto deriva dal cosiddetto consulo siciliano, ossia il pranzo che i vicini di casa offrivano ai parenti una volta tumulato il defunto caro. Nella giornata del 2 novembre in particolare, quando ancora non erano in uso i campi santi, era solito commemorare i propri defunti nelle cripte di famiglia, dove questi venivano lavati, pettinati e vestiti di tutto punto. Tale usanza, che ha origini antichissime, è ancora visibile presso la grande cripta di Via Cappuccini, che tuttora viene visitata nel giorno di questa festività. Momento chiave del culto della festa dei defunti è inoltre la visita ad almeno una delle numerose fiere che si organizzano in città per l'occasione. La più unica nel suo genere è senza dubbio quella che si svolge presso Villa Filippina, dalle ore 10 alle ore 20, che raccoglie usanze vecchie e nuove e mette in risalto gli aspetti più tradizionali della festività, come la presenza di bancarelle di giocattoli, dolciumi e tanto altro. Altre fiere si svolgono presso il rione San Pietro alla Cala e nelle numerose vie del centro storico. In occasione del ponte ogni santi, numerosi saranno i viaggiatori pronti a mettersi in viaggio verso la Sicilia, per qualche giorno all'insegna del relax, del bel tempo e della scoperta di antiche tradizioni. Una di queste è il giocattolo, che per tradizione veniva regalato ai bambini da parte dei parenti defunti che solo per il giorno del 1 novembre affrontavano il viaggio dall'oltretomba per visitare i cari ancora in vita, portando loro i cari doni. Oggi questi doni vengono acquistati dai genitori e dai parenti nelle tradizionali fiere, che si svolgono in molte parti dell'isola. Qui vi si trovano bancarelle di giocattoli e oggetti vari da donare ai bambini, che vengono poi nascosti in casa e trovati da quest'ultimi al mattino presto. Un modo forse un po' pittoresco, ma sicuramente ricco di valori e tradizioni che vogliono istruire i più piccini al senso di famiglia e all'importanza di ricordare quei parenti che purtroppo non ci sono più. Tanti gli eventi in programma per la ricorrenza della festa in Sicilia. A Palermo, nella magnifica cornice di Villa Filippina, a partire dalle ore 10, si svolgerà la prima edizione della Fiera dei Morti, che farà riscoprire vecchie usanze e antiche tradizioni.
Le tradizionali bancarelle offriranno l'opportunità di poter acquistare giocattoli o dolciumi di ogni genere. A Siracusa, invece, la Fiera dei Morti viene ospitata nell'ampia area del centro storico, compreso tra Piazza delle Poste, Piazza Pancali, fino a Via Riva delle Poste e Via Trento. La fiera è divisa in due settori merceologici, quello tipico della ricorrenza, cioè venditori di dolciumi e prodotti tipici dell'agroalimentare, e quello dei giocattoli ed abbigliamento. I catanesi invece si ritroveranno al consueto appuntamento cittadino con la Fiera dei Morti, esposizione conosciuta anche come Fiera del Giocattolo, in un'area all'interno del parcheggio Fontana Rossa. Spostandoci nell'Agrigentino a Ribera, l'1 e il 2 novembre troveremo la Fiera di Limorti, che sarà presente lungo il corso principale Umberto I. Abbigliamento, oggettistica e utensileria per l'artigianato e l'agricoltura. Una festa sentita un po' tutto il territorio siculo, con tradizioni molto simili che differiscono di poco l'una dall'altra e che come caratteristica comune hanno il sentimento di rispetto e devozione per delle tradizioni secolari. In Sicilia, durante la notte di ogni santi, la credenza vuole che i defunti della famiglia lascino dei regali per i bambini insieme alla frutta di Martorana e ad altri dolci caratteristici. Nella provincia di Massa Carrara la giornata è l'occasione del Ben di Morti, con il quale in origine gli estinti lasciavano in eredità alla famiglia l'onore di distribuire cibo ai più bisognosi, mentre chi possedeva una cantina offriva ad ognuno un bicchiere di vino. Ai bambini, inoltre, veniva messa al collo la sfilza, una collana fatta di mele e castagne bollite. Nella zona del Monte Argentario era tradizione cucire delle grandi tasche sulla parte anteriore dei vestiti dei bambini orfani affinché ognuno potesse metterci qualcosa in offerta, cibo o denaro. Vi era inoltre l'usanza di mettere delle piccole scarpe sulle tombe dei bambini defunti perché si pensava che nella notte del 2 novembre le loro anime, dette angioletti, tornassero in mezzo ai vivi. Nelle comunità dell'Italia meridionale delle Parche di Lungro e delle Parche di Piana degli Albanesi si ricordano i defunti secondo la tradizione orientale del rito greco-bizantino. Le celebrazioni vengono effettuate nelle settimane precedenti la Quaresima. In Abruzzo, conformemente a quanto avviene nel mondo anglosassone in occasione della festa di Halloween, era tradizione scavare e intagliare le zucche e porvi poi una candela all'interno per utilizzarle come lanterne. A Castel San Giorgio, nel Salernitano, presso il civico cimitero Beato Giovanni Paolo II, dal 2010 è diventato oramai consuetudine per la ricorrenza dei defunti del 2 novembre, dopo aver deposto la tradizionale corona di alloro e la corona bianca per i fanciulli volati al cielo prematuramente, organizzare nell'area antistante la chiesa il concerto di musica sacra presentato dalla corale polifonica della città, al quale con emozione ed entusiasmo assistono migliaia di cittadini. A Treviso infine si festeggia mangiando delle focacce particolari chiamate i morti vivi. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini, vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Paese che vai, usanza che trovi, diceva un vecchio proverbio, ed in effetti non ci sentiamo assolutamente in grado di smentirlo, dato che, anche per la commemorazione dei defunti, ogni angolo di mondo lo celebra nei modi più disparati possibili. Lasciando da parte le usanze tipiche dei paesi con forte orientamento cattolico, vediamo come vengono ricordati i defunti nelle diverse parti del mondo.
Nel Tirolo, i dolci sono lasciati per i defunti sul tavolo e la stanza è tenuta a caldo per la loro comodità. Oltre a questo, in Bretagna le persone affollano i cimiteri ed al calar della notte si inginocchiano a capo scoperto sulle tombe dei loro cari e per ungere il cavo della lapide con l'acqua santa o per versare libagioni di latte su di essa. In Ungheria questo giorno è conosciuto come Halottaknapja ed il costume comune è quello di invitare gli orfani nelle famiglie per poi distribuire cibo, vestiti e giocattoli in mezzo a loro. I polacchi lasciano le porte aperte e le finestre socchiuse la notte della giornata dei morti per accogliere simbolicamente in casa le anime dei defunti. Durante la festa i filippini abitualmente vanno a visitare le tombe di famiglia e le altre tombe, che poi sistemano e puliscono. Intere famiglie trascorrono una notte o due in compagnia dei loro cari, passando il tempo con giochi di carte, mangiando, bevendo, cantando e ballando. Ad Haiti le tradizioni voodoo si mescolano con osservanze cattoliche, mentre in Cina alcune famiglie, oltre alle consuete offerte floreali di frutta e altri prodotti alimentari, offrono bastoncini di incenso ai morti. In America, precisamente nella Louisiana, la messa viene celebrata nei cimiteri, poi i parenti imbiancano e puliscono le lapidi e preparano ghirlande, corone e croci di fiori veri e di carta per decorarle. Nel pomeriggio di Tutti i Santi, il prete sfila intorno al cimitero, benedicendo le tombe e recitando il rosario. Al tramonto vengono accese in onore dei defunti delle candele. Nel Texas e nell'Arizona i festeggiamenti tendono ad essere per lo più tradizionali, ad esempio la processione dei morti è un evento annuale dal 1990. L'evento combina elementi della tradizionale celebrazione dei morti con quelli di feste pagane. Le persone che indossano maschere portano foto dei cari defunti e in un'urna mettono dei foglietti con le preghiere per poi essere bruciate. Nei paesi dell'America centrale è consuetudine, oltre a visitare i cimiteri, addobbare le tombe con fiori, oltre che depositare sulle stesse giocattoli, nel caso in cui il defunto sia un bambino, o alcolici, se esso è grande. Nella cultura dei popoli mesoamericani, Messico, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e Nicaragua, questo giorno è considerato come un'occasione per ricordare e incontrare i propri cari, offrendo loro cibo e bevande, dedicandogli balli e festeggiamenti in maschera, come ad esorcizzare l'oscura presenza della morte. Nell'era precolombiana, il concetto di morte era strettamente legato a quello di viaggio e di rinascita. In particolare in Messico, nel Dia de los Muertos, le famiglie si spostano in massa verso i cimiteri e aspettano i loro cari perché, proprio in quella notte, gli spiriti dei defunti ritornano sulla terra per far visita ai parenti. Le tombe vengono adornate con fiori e frutta colorati e le panettiere del posto preparano il pan de muertos, pane dolce aromatizzato alla frutta, e i calaveras de azúcar, letteralmente cadaveri di zucchero, teschi sorridenti fatti di zucchero, decorati con glassa colorata con su scritto in fronte il nome del proprio caro, che vengono portati al cimitero per offrirli ai defunti e festeggiare con balli, musica, maschere variopinte e ottima tequila. L'UNESCO ha addirittura dichiarato il Dia de los Muertos come patrimonio culturale immanente dell'umanità. È tradizione in Europa e soprattutto in Italia allestire dolci particolari nei giorni a ridosso del 2 novembre, che spesso ricordano nel nome questa ricorrenza, nella forma e consistenza quella di un osso. Altro riferimento ricorrente è alle dita delle mani. Ancora oggi in alcuni paesi d'Italia, la notte tra l'1 e il 2 novembre, si pongono questi dolci su tavole imbandite, sicuri che verranno frequentate dai propri defunti. I dolci dei morti contengono ingredienti semplici come farina, uova, zucchero ed aromatizzanti. Spesso sono presenti mandorle finamente triturate o talvolta anche cioccolato, marmellata e frutta candita. Tali dolci sono presenti, con poche varianti, come preparazioni casalinghe, artigianali o di pasticceria, quasi ovunque nella penisola italiana ed i nomi attribuiti sono similari da nord a sud, tralasciando le forme dialettali. Questo programma è stato offerto da
più affettuoso saluto a tutti voi da parte di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilmeteo.it. Previsioni per domenica 2 novembre 2014. L'alta pressione conquista buona parte del nostro paese, qualche nube insiste sulla Sicilia meridionale. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord formazione di foschie o nebbie, anche fitte, sulla pianura padana, per il resto cielo sereno. Cieli grigi ove le nebbie persisteranno durante la giornata. Al centro bella giornata di sole con un cielo praticamente sereno, terso e limpido. Raggiungiamo il sud dove qualche nube in più insiste sulla Sicilia meridionale, specie tra Ragusano ed Agrigentino, settori dove non si escludono locali piovaschi. I venti soffiano tutti deboli da direzioni variabili. Temperature previste per questa giornata minime che non subiscono sostanziali variazioni e con valori previsti tra i 3 e i 15 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno prevediamo invece 15-18 gradi al nord fino a 22 gradi nelle vallate alpine, 15-21 gradi al centro e al sud. Carissimi, il meteo.it vi augura di trascorrere una buona giornata nel ricordo dei vostri cari. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 2 novembre, si ricordano tutti i defunti, si festeggia il beato Pio Campidelli. Il nome Pio deriva dal latino pius e significa colui che adempie ai doveri morali e religiosi. Dice il proverbio, i morti e gli andati non siano dimenticati. Sono nati oggi Arnoldo Mondadori, Luchino Visconti, Gigi Proietti. Il 2 novembre 1905 Giovanni Pascoli viene nominato professore di letteratura italiana all'Università di Bologna, una cattedra fino ad allora tenuta da Giosuè Carducci. Nel 1936 la BBC diventa la prima televisione al mondo a fornire un servizio regolare. Informalmente chiamata dai britannici Zietta, è la più antica ed ancora oggi la più autorevole TV del Regno Unito, con sede a Londra. Infine, il 2 novembre del 2000, arriva il primo equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale. La base che si trova nell'orbita terrestre è un progetto che coinvolge Stati Uniti, Russia, Europa, Giappone e Canada. E da allora è sempre stata abitata. Mark Levy ha detto: tutto è possibile, è solo una questione di tempo, il tempo di comprendere in che modo sia possibile. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, domenica 2 novembre. Ariete, domenica pacifica, la luna non vi invita all'azione ma un ozioso e sereno relax, progettando e immaginando il futuro tra ispirazioni e ricordi. Anche la nostalgia fa parte del gioco in una giornata dedicata a commemorare chi non c'è più. Toro, la kermesse dell'amicizia con la luna in Nettuno e in sestile al vostro segno, mentre Marte e Plutone vi benedicono con un trigono. Amicizie, contatti, begli acquisti, magari anche una piacevole gita fuori porta con intriganti intermezzi. Gemelli, alta nel cielo e congiunta a Nettuno, la luna in transito nei pesci non fa per voi e registrate l'energia oscura alzandovi dal letto già immusoniti. Premio di consolazione lo shopping in giro per i mercatini, ma occhio a non dare fondo ai risparmi. Cancro, domenica straordinaria, con il sole, la luna, Venere e Nettuno intrigono al vostro segno. In pratica avete in mano la chiave della felicità. Tutti soddisfatti, single e accoppiati. Non è il mondo a essere cambiato, ma voi che lo vedete migliore. Leone, tutto tace oggi sopra il vostro cielo, ma potete sempre contare sull'apporto del generoso Giove nel segno. Pensando al positivo, tutto lo diviene davvero. Tra un'escursione e un giro di shopping, apprezzate il piacere di stare bene in compagnia. Vergine, luna e Nettuno contro di voi, ma con Venere, Marte e Plutone come supporter, non avete nulla da temere. Partner e amici sono dalla vostra, sorretti dal senso pratico tipico del vostro carattere, risolverete con semplicità alcune questioni. Bilancia, tenderete a mantenere le posizioni di partenza, ma sarebbe bene riciclarsi alla svelta. Cercate di migliorare l'organizzazione del vostro tempo. Famiglia un po' brontolona, ma vi rifate con il vostro simpatico cagnolone o un micio tutto fuso. Scorpione, che pacchia questa domenica con tutti gli astri a vostro favore. Poche parole, ma tanto amore. Oggi si fa il bagno nel
sentimento, appaganti anche proficui rapporti con l'esterno. La luna amplifica le emozioni e garantisce il buon umore. Sagittario, non nascondetevi dietro a scuse banali. Se non avete voglia di trascorrere il vostro tempo libero con certe persone, ditelo apertamente. Ritagliatevi un po' di spazio per i vostri hobby ed interessi. Avete bisogno di distrarvi e rilassarvi. Capricorno, grazie al vostro buon senso, in famiglia saprete trovare punti d'intesa per risolvere questioni pratiche e realizzare obiettivi comuni. In campo sociale state conquistando una posizione di rilievo, la vostra personalità emerge tra le altre. Acquario, non tralasciate i vostri interessi solo per seguire le questioni pratiche. Dovete trovare il modo di dedicare un po' di tempo anche a ciò che vi piace. Optate per una lunga passeggiata meditativa a contatto con i caldi colori autunnali. Pesci, la luna nel vostro segno è un ottimo aiuto per questa pausa domenicale. Buon umore, allegria e atmosfera di complicità con chi vi è accanto. Seguite l'ispirazione artistica. Il vostro tocco creativo è ben riconoscibile anche nelle faccende più ordinarie.